anche tutti quelli che si sono iscritti nel frattempo, anche se non ho fatto video per tutta l'estate. E per il momento ripartiamo con la vita normale di tutti i giorni e ho tantissimi video da caricarvi qua e anche da registrare, perché appunto sono arrivati intanto nuovissime novità di tantissime marche, quindi adesso le vedremo insieme. Poi sono usciti anche dei prodotti nuovi di cui vorrei farvi il tutorial e quindi le idee ci sono, i video anche, manca il tempo per registrarli, montarli, caricarli, però lo faremo. Appunto in questo primo video invece vi faccio vedere le novità che sono arrivate in questo inizio anno. Purtroppo, siccome non ho fatto a tempo a registrare questo video prima, non ve le posso far vedere come facevo di solito sul tavolo una per una, ma le ho dovute già sistemare a posto, le ho già messe in ordine, quindi le vedremo direttamente sugli scaffali. Quindi vediamo le novità di questa seconda metà dell'anno. Per quanto riguarda l'EpiPlanner, Carpe Diem, ci sono anche delle cose di Natale. Quindi adesso vi porto con me e passiamo dal laboratorio al negozio. Allora, eccoci qua. Dunque, primissima novità per quanto riguarda le board della We Are Memory Keepers, abbiamo questa qua che è la Frame Punch Board. Non vi dico nulla di più perché è su questa che vi voglio fare il tutorial prossimamente, sarà il prossimo video che carico, quindi aspettate perché arriva. Poi, allora, qua abbiamo alcuni accessori dell'EpiPlanner, quindi loro sono usciti con delle nuove linee che sono la Rose Gold, che è bellissima, contraddistinta da questo colore appunto corallo, oro, rosa. La Neon, che è questa qua azzurra, e poi altre due. Questa qua, che è Black, White e Gold, e questa qua, che dovrebbe essere la Pink. Ci sono parecchi accessori, quindi clips, blocchetti memo, nuovi elastici, anche qua piccoli appunto notes. Poi andiamo avanti. Allora, poi ci sono questi blocchetti di adesivi, questi sono tutti nuovi, delle nuove linee, quindi Neon, Rose Gold, Black and White and Gold e Bright, ecco, si chiama Bright questa qua. E poi anche questo blocchetto di adesivi, io vi ricordo che se avete le EpiPlanner o se avete le Rincondren, questi qua vanno bene in quanto la larghezza degli adesivi fatti così entra perfettamente nelle colonne appunto di queste agende a colonne, ma nulla vi vieta di usare questi sticker su altri planner. Poi c'è il planner quello nuovo, che è questo qua, ed è quello con visione orizzontale. Lo apriamo, ecco, già questa non è... Apriamolo, ok. Quindi ve lo faccio vedere velocemente così, avrete già visto delle foto. È fatto così, quindi è con la settimana su due pagine e visione orizzontale appunto. E fa parte della linea oro rosa perché ha gli anelli in oro rosa e quindi è stupendo, con questo foil oro rosa qua sulla copertina, è qualcosa di spettacolare. Poi invece abbiamo il kit che prevede questo planner 12 mesi con degli adesivi, penne, insomma degli accessori. E poi invece abbiamo, sono nascosti qua dietro, vediamo se riesco a farveli vedere. Portapenne, portapenne a righe bianche e nere, portapenne in oro e in oro rosa. Poi abbiamo allora queste clips magnetiche nella confezione da 3, e c'è appunto per ogni linea ha le sue clips. Questo nuovo timbro per la checklist e appunto nuovi roller stamp, quindi questi timbri che girate e vi fanno le frasi, che sono ad esempio queste. Due nuovi set di washi tape, che sono questo, ok, che per quanto riguarda la linea oro rosa, e per quanto riguarda la linea neon questo, ok. Poi per l'EpiPlanner credo che abbiamo finito, invece qua sopra
tre nuovi modelli di memory planner di Ediswap. Quindi abbiamo quello in oro, quello fucsia e corallo, che è versione personal, questo invece è grande, versione 5. E poi questo qua in versione sempre 5, con le righe panna e nere, e con lo stampato come se fosse una cartina, no? Ecco, forse qua si vede una cartina. Porto direttamente qua, dove vediamo appunto le Carpe Diem. Questi sono i colori che ci sono ancora disponibili. Quindi se andate poi sul sito, mano a mano io lo aggiorno, comunque sono finiti l'acqua e il ballerina. E invece di queste ci sono ancora altri modelli. E poi abbiamo questi, vi faccio una carrellata veloce di tutti gli accessori, quindi card da bucare e mettere nell'agenda oppure per il journaling, Project Life, delle clips, anche qua i roller stamp. Fatica a mettere a fuoco. Le sono la Posh e la Dressed Girl, quindi quando vedete questo simbolino qua è questa linea un po' più vintage anni 50. Poi ci sono svariati tipi di washi tape, dovrebbero essere due per linea, clips di una linea e clips dell'altra. Poi allora, questo è un piccolo quaderno. E ci sono i divisori, quindi che vanno bene per la già bucati, vanno bene per un'agenda A5, può anche non essere questa, può essere una Filofax, può essere qualsiasi agenda A5 che abbia questi tipi di buchi. Di solito sono standard. Sono delle bustine da inserire appunto sempre nell'agenda, bustine in cartoncino, page flag, quindi questi e questi, notes, pagine appunto per gli appunti, quindi memo, già bucate e pronte da inserire. Questo qua invece è un segnalibro plastificato, adesivi, efemera, quindi queste sono quelle che appunto usate incollate dove volete, usate come decorazione. E poi qua ci sono tutti gli adesivi. Quindi vi faccio una carrellata velocissima. Sono praticamente quasi tutti quelli che sono usciti e vi ripeto, li vedete bene sul sito con tutti, anche tutti i prezzi, tutti i nomi e tutte le foto. E qua ci sono le prime cose di Natale. Quindi appunto stavo sistemando le etichette, queste qua, le tag da accompagnare ai pacchi, ci sono dei washi tape, adesivi, effemera e poi qua appunto tutti gli adesivi anche della stessa marca delle Happy Planner, ghirlande decorative, adesivi, effemera, washi tape, eccetera. Poi qua invece abbiamo sistemato le carte di Natale, quindi blocchetti da 6x6, questi qua davanti, piccolini. Questi qua sono in foil, questi fogli, quindi perfetti per le card. Poi invece 12x12, quindi misura 30x30 cm, carte glitterate, queste qua che sono decorate, e cartoncini nei colori di Natale. Passiamo sopra, sezione Project Life. Allora, è arrivato di nuovo questo set, che appunto questo è senza nessuna ricorrenza particolare. E poi invece questo qua, questi qua davanti sono di Natale, quindi abbiamo questo. Molto carino. Poi c'è questo qua, che è stato disegnato da Ediswap ed è invece dedicato forse più all'inverno, con dei fiocchi in acetato, fiocchi di neve in acetato. Questi non sono soltanto per il Project Life, ma anche per il vostro planner, potete inserire queste card bucandole o incollandole. E poi ci sono di solito sempre anche degli adesivi. Ok, credo che siano le ultime cose che vi faccio vedere. Scusate se la luce non è
Perfetto, in questo orario. Allora, abbiamo questi due kit di decorazione planner di AD Swap, ma vanno bene appunto non soltanto per il memory planner, ma per qualsiasi, perché tanto sono adesivi, qua ci sono delle cornici, ci sono delle clips, ci sono anche dei timbri, e li vediamo in questo kit, anche nell'altro però ci sono, vedete dei timbri. Card e adesivi con l'alfabeto e anche washi tape, sì. E quindi sono dei kit molto molto carini. Poi ci sono, c'è questo, questi album, ecco, che sono appunto di fatti composti da buste dove voi mettete i vostri ricordi, bigliettini. Ci scrivete dentro dei bigliettini che poi inserite nelle bustine, poi chiudete e dopo un po', dopo anni, andate a rileggere. Poi, per quanto riguarda ad esempio delle carte, mi ricordo che sono arrivate nuove queste qua, della Webster's Page, e sono carine, ci tenevo a farvele vedere in video perché praticamente a ogni mese è dedicata una pagina, assegnata ad ogni mese un colore. E quindi hanno fatto poi delle card che voi vi ritagliate sullo stile di quel colore lì. E poi c'è sempre per ogni colore la tabella Pantone, così se vi piace fare le cose coordinate sapete quali colori stanno bene con questo. Ad ogni modo questo è anche un calendarietto mensile. Quindi è troppo semplice. Questo è l'esempio settembre, quindi sui toni del marrone. E sono bellissime queste carte. E poi qua invece vedete, le carte di Halloween. Ok, spero che questo tour velocissimo vi sia piaciuto e che vi abbia interessato. Arriveranno poi tantissime nuove cose nei prossimi giorni, perché, cioè, nelle prossime settimane, con calma facciamo e fanno anche loro. Arriveranno, mi manderanno le Worsted Page, quindi le riassortiremo. Tantissime altre cose di Natale, perché le cose che sono arrivate adesso sono le cose che arrivano dall'America. Invece, diciamo che le cose che arrivano dall'Inghilterra devono ancora arrivarmi e sono molto carine, perché loro sul card making, quindi se volete fare i biglietti d'auguri di Natale, fai da te. Le cose che arriveranno saranno appunto molto carine, perché loro vanno fortissimo su quello. E poi dalla We Are Memory Keepers vi farò il video della frame punch board, sarà subito dopo di questo. E invece arriveranno anche dei prodotti nuovi, tra cui quella board che vi serve per timbrare precisamente. Ma quella la vedremo e vi spiegherò quando arriverà. Per adesso vi saluto. Ciao!